Eccoci qua, siamo finalmente arrivati alla recensione dello Zenfone Max. Andiamo a vedere come si comporta nella vita di tutti i giorni questo telefono e soprattutto la batteria da 5000 mAh. Eccoci qua con il nostro Zenfone Max, andiamo subito a vedere le sue dimensioni che sono 77,5 x 156 per uno spessore di 10,55 mm. Nonostante le dimensioni abbastanza importanti, grazie alla back cover in policarbonato leggermente gommato con un effetto similpelle, riusciamo a tenere il telefono senza problemi saldo nella mano, anche con l'utilizzo. Andiamo a vedere cosa c'è dietro la back cover, se riusciamo ad aprirla. Perfetto. Troviamo doppio alloggiamento per la SIM, il telefono dual SIM LTE, espansione con micro SD fino a 64 GB, naturalmente fotocamera 13 megapixel, messa a fuoco laser e flash dual tone. Abbiamo anche il secondo microfono per la soppressione dei rumori, mentre nella parte superiore abbiamo jack da 3,5, in basso invece micro USB e primo microfono, lato sinistro completamente pulito e lato destro, bilanciere del volume e tasto accensione e spegnimento. Il display, che è un 5,5 pollici con risoluzione 1280x720, la tecnologia è un IPS. Andiamo a vedere subito la resa cromatica, è abbastanza fedele ai colori naturali, possibile anche tararli a seconda delle proprie esigenze all'interno delle impostazioni. Anche gli angoli di visuale sono molto buoni, nonostante sia un IPS, naturalmente tende un pochino a sbiadire il nero diventando grigio, ma è del tutto normale. Per quanto riguarda la dotazione hardware, avevo dimenticato, abbiamo a bordo una CPU Snapdragon 410 con 4 core da 1 GHz e 20. Per quanto riguarda invece la RAM, abbiamo 2 giga installati a disposizione del sistema, 1 giga e 9 circa. Andiamo a vedere invece l'interfaccia grafica di Asus, che come in tutti i suoi telefoni applica la Zen UI. Interfaccia grafica abbastanza pulita, ricorda molto, molto Android stock, anche dai toggle rapidi. Anche nel menu delle impostazioni possiamo vedere molto simile, leggermente più colorata rispetto ad Android stock. A proposito di Android, da qualche giorno è arrivato l'aggiornamento a Marshmallow 6.0.1 con patch di sicurezza al 1º maggio. Per quanto riguarda, stavamo dicendo prima, la Zen UI, possiamo trovare alcune applicazioni molto utili come potenza incremento, che va a pulire la memoria e in teoria anche ad aumentare la durata della batteria. A proposito di durata della batteria, abbiamo una 5000 mAh, che garantisce una durata incredibile, si riescono a fare senza problemi e senza nessun risparmio energetico attivo in modalità prestazioni 2 giorni e mezzo, 3 di utilizzo. E qui è possibile settare diversi profili a seconda poi delle proprie esigenze. Io ho sempre tenuto il telefono in questi giorni in modalità prestazioni, non ho mai avuto nessun problema. Tra prestazione normale cambia ben poco, invece abilitando risparmio energia, praticamente quando si spegne il display non funziona la rete dati, quindi le notifiche vi arriveranno in ritardo. È possibile anche creare un profilo personalizzato in cui andiamo a definire la modalità della luminosità e della rete. Troviamo anche lo Smart Start, Auto Start Manager, che praticamente va a inibire o meno l'avvio automatico di alcune applicazioni, molto utile anche perché su altri smartphone sono necessari i permessi di root per questo tipo di operazioni. C'è anche la possibilità di equalizzare l'audio o in maniera intelligente oppure a seconda dei vari profili. Io mi sono trovato bene utilizzando la maniera intelligente perché di suo l'audio, come andremo a vedere dopo, per quanto riguarda lo speaker posteriore, è abbastanza metallico. Quindi in maniera intelligente lo rende leggermente più caldo e un po' più ricco, ma non crea, diciamo, non fa. Per quanto riguarda l'audio, quindi andiamo a vedere subito con Spotify come si sente l'audio di questo telefono. Andiamo su, no, sbagliato, a premere, naviga.
andiamo a sentire una canzone a caso, andiamo nella Top Hits Italia. Vi faccio vedere come cambia anche andando a intervenire sull'equalizzazione di Asus. Come sentite diventa un po' più chiuso in maniera musicale, giochi e modalità voce. Modalità intelligente per me è quella più equilibrata, garantisce un'ottima resa in generale. Andiamo a stoppare. Per quanto riguarda l'audio dallo speaker posteriore, oltre ad essere metallico, il volume è abbastanza basso e io ho provato a utilizzarlo in auto con come diciamo viva voce, ma è impossibile da sentire la conversazione anche diciamo con finestrini completamente chiusi, eccetera. Andiamo a vedere la navigazione web, che su questo telefono non è affatto male. Naturalmente quando si inizia a pretendere un po' di più, ad esempio in pagine un po' più elaborate in cui sono presenti i player YouTube eccetera, inizia ad andare un po' in crisi, l'audio si sente a scatti oppure fuori sincrono con il video, quindi bisogna un attimo stare attenti. Ma per una navigazione classica, quindi per la lettura di notizie o per altre cose abbastanza semplici, funziona molto bene. Come potete vedere, caricato in maniera molto molto rapida l'articolo, andiamo magari anche su un altro. Caricamento veramente immediato. Proviamo ad esempio ad andare su Repubblica, che è un sito abbastanza pesante. Io sul browser stock ho abilitato la navigazione a schermo pieno perché almeno riesco a sfruttare nella maniera adeguata il display da 5,5 pollici. Andiamo a richiedere il sito desktop. Naturalmente non ce lo carica, modalità desktop. Andiamo a vedere piedi pagina se abbiamo nulla. Eccola qui. Home page classica, abbiamo qualche piccolo lag, ma è un sito abbastanza pesante. Una volta finito il caricamento, lo scrolling nelle pagine è veramente fluido, niente da dire. Per quanto riguarda la Zen UI, avevo dimenticato prima di farvi vedere alcune funzioni inserite da Asus per facilitare l'utilizzo di questo terminale, come il doppio tap per l'accensione e spegnimento del telefono, ma anche il doppio tap sul tasto home per l'utilizzo di una mano, molto comodo dato le dimensioni importanti di questo telefono. Una cosa che mi è piaciuta particolarmente sono le gesture a schermo spento. Adesso vi faccio vedere all'interno del menu Zen Motion. Andando a selezionare diciamo l'app che si vuole avviare con quella determinata gesture, possiamo accedere rapidamente ad esempio al browser disegnando una W sul display. Questa volta non l'ha preso, ok, eccolo qui. Ci impiega poco a caricare perché ho killato tutte le applicazioni. Adesso mi ricaricherà la pagina, eccolo qua, e siamo all'interno del browser. Se ad esempio ho il telefono spento e voglio accedere subito alla fotocamera, disegno una C e lui mi apre immediatamente la fotocamera. Quindi abbiamo visto in generale questo Zenfone Max si comporta molto bene anche nella vita di tutti i giorni, non ho trovato alcun problema, sono riusciti a fare un lavoro pulito con l'interfaccia grafica non appesantendola eccessivamente. Anche Marshmallow ha dato il suo contributo in termini di fluidità. La batteria dura tantissimo, ci ho fatto 3 giorni come potete vedere all'interno degli screenshot nella recensione, e circa 6 ore di display, e, se non sbaglio 1,5 ore di chiamate, ma non l'ho mai spento praticamente, quindi se lo utilizzate ad esempio in casa come dispositivo multimediale stile tablet ci fate senza problemi quasi 9 ore di display diciamo, quindi appunto arrivate ad avere un tablet in modalità smartphone. Diciamola così. Per il resto funziona tutto molto bene, eccezione fatta per il GPS. Purtroppo non sono riuscito a farlo funzionare, nemmeno con Marshmallow funziona, e indagando sul forum Asus ufficiale sembra che non sia l'unico utente ad avere questo tipo di problema e molti altri lo riscontrano.
Praticamente il telefono vede i satelliti, ma non riesce ad agganciarsi o comunque non in tempi brevi. Quindi vi ritroverete a dover aspettare veramente, veramente tanto per poter ricevere la vostra posizione. E per chi utilizza, si sposta parecchio, lo utilizza in macchina e non è il massimo, diciamo. Per il resto funziona tutto alla meraviglia, non c'è nient'altro da aggiungere. Quindi non mi rimane che salutarvi, ricordarvi di mettere un bel mi piace al video e iscrivervi al canale e seguirci su tutti i social. Un saluto da Lorenzo per The Geekers.